Ciao a tutti ragazzi, come al solito sono sempre io, Luca, il capitano dell'Italia, scelto da Nentimin e da Star Trek per affrontare questa bellissima avventura a Euro 2016. Oggi finalmente è il gran giorno, oggi c'è Italia-Belgio. Guardate qui il biglietto che mi ha offerto gentilmente Nentimin per venire fino qui, fino in Francia, per assistere alla partita inaugurale dell'Italia, insieme alla maglietta che mi avete detto che dovrò scambiare all'interno di un prossimo video proprio oggi con un tifoso belga. Ho paura di prendere delle sberle, speriamo che non succeda niente, e oggi andremo finalmente a scrivere la storia. Io sono già pronto, maglia addosso, bandiera dell'Italia, e fra poco parto e vado allo stadio. I tifosi che si avviano verso lo stadio, tra cui io, perché mi considero comunque un tifoso. Uno, è iniziata adesso la partita, è iniziata. So già che sto per fare una figuraccia mondiale, ma devo far partire un coro, e quindi quale coro meglio del classico po 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 po. Adesso ci provo, attenzione, 3, 2, 1. Po 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 po. Solamente una persona mi ha seguito, quindi questa cosa è abbastanza triste, ma l'ho fatto per voi, solo per voi. Gol di Giaccherini, una bella Italia, mi hanno tenuto molto il pallone, tutti che salutano Buffon, gol di Giaccherini, 1-0, una gran bella Italia. Qualche occasione anche per il Belgio, due occasioni clamorose per l'Italia con il colpo di testa di Pelé e il gran tiro di Candreva, e poi il gol di Emanuele Giaccherini, 1-0. Il cielo è azzurro sopra Lione! Il cielo è azzurro sopra Lione! È finita! È finita! 2-0! Gol di Pelé allo Scadera, al 90esimo! Prima Giaccherini, poi Pelé! Una gran bella Italia! Tutto lo stadio che esulta! Tutto lo stadio che esulta! Un'emozione grandissima! Veramente una gran partita! Migliore in campo assolutamente Giaccherini! E subito dopo Candreva! Mamma mia, che bella partita! Felicissimo! Felicissimo!